e le persone che incontrano mi dicono tutti, si ricordano esattamente l'ora, il giorno, il momento, che cosa facevano in quel momento quando hanno saputo la notizia della morte di Paolo. È come se il tempo si fosse fermato. Parole ed emozioni vibranti e palpabili quelle di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo ucciso dalla mafia 28 anni fa a Palermo. Il 19 luglio del 1992 era una domenica, proprio come quest'anno. Un'esplosione squarciava il sole, il silenzio e le vite di 6 uomini e donne, quella di Paolo Borsellino e di 5 componenti della sua scorta, in quella che da quel giorno è ricordata come la strage di Via D'Amelio. Una strage, sì, di vite, di sacrifici, di passioni, di valori, ma al contempo l'affermazione di un nuovo corso, quello che dalla paura si fa strada per giungere al coraggio, dall'omertà per agguantare il grido dell'impegno per un paese libero e fiero. Dire grazie a queste persone che hanno tracciato una strada a costo della vita, e molti chiaramente l'hanno persa, è il minimo di quello che possiamo fare. Per me, pensare che quasi quasi è un sacrificio venire con questo caldo, neanche lo voglio immaginare, non deve passare per i nostri pensieri. Nella Giornata Rossa c'erano le generazioni di tutti quei collaboratori di giustizia che per primi parlavano delle infiltrazioni della mafia all'interno delle istituzioni. Nella Giornata Rossa c'erano quello che Paolo aveva scoperto della trattativa, che sicuramente avrebbe denunciato l'opinione pubblica. Nell'agenda rossa c'era che Paolo aspettava di andare a testimoniare a Caltanissetta come testimone dell'assassino di Giovanni Falcone, e per il quale non era stato mai chiamato a Caltanissetta, anche se a gran voce l'aveva chiesto nel suo ultimo discorso pubblico il 25 di giugno alla Biblioteca Comunale di Palermo.